Benvenuti e bentornati al nostro appuntamento. Oggi, 15 settembre, ricordiamo la Beata Vergine Maria Addolorata. Ascoltiamo. Fra i tanti titoli e celebrazioni mariane, uno dei più sentiti è quello della Beata Vergine Maria Addolorata. La devozione alla Madonna Addolorata, che trae origine dai passi del Vangelo dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario, prese particolare consistenza a partire dalla fine dell'XI secolo e fu Papa Pio X a fissare la data del 15 settembre, subito dopo la celebrazione dell'esaltazione della croce, 14 settembre. Scrive Giovanni Paolo II: «La Vergine Addolorata, ritta accanto alla croce, con la muta eloquenza dell'esempio ci parla del significato della sofferenza nel piano divino della redenzione. Ella per prima ha saputo e voluto partecipare al mistero salvifico, associandosi con animo materno al sacrificio di Cristo, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. Intimamente arricchita da questa ineffabile esperienza, ella s'accosta a chi soffre, lo prende per mano, lo invita a salire con lei sul Calvario e a sostare davanti al crocifisso». Insieme a Maria, che oggi ricordiamo nel momento della più grande sofferenza della sua vita, quando vede il proprio figlio innocente torturato e poi ucciso, vogliamo veramente avvicinarci a tutte le madri che stanno soffrendo per i loro figli, per svariati motivi, perché li vedono magari senza uno sbocco per il futuro, perché li vedono senza amicizie o magari con le amicizie sbagliate, magari perché non trovano lavoro, non trovano l'amore o perché non sanno stare in piedi da soli. Ecco, un cuore di una mamma che soffre è un cuore molto prezioso, perché è un motore di preghiera invincibile che non può rimanere inascoltato al cospetto del Signore. Allora, insieme a tutte le madri, ci affidiamo alla Vergine Maria, che ha provato le spade nel proprio cuore, ha provato questo dolore, e quindi non siamo soli in questa sofferenza. E ricordandoci sempre che in realtà ci è promessa una felicità infinita, facciamoci forza, affidiamoci a Maria e sentiamola vicina in ogni lotta, perché il Signore consola anche e consola i suoi figli. Quindi accogliamo questa consolazione, e soprattutto se siamo una mamma che in questo momento sta soffrendo per il proprio figlio, pregare, 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 ed è la cosa più importante che si può fare, con l'intercessione di Maria Santissima, che sempre preghiamo. Maria, prega per noi.